Una volta c'era una bambina a servizio in campagna che sentì dire che sua nonna era malata. Ella si mise in cammino l'indomani per andare a trovarla, ma quando fu ormai lontana, ad un incrocio non seppe quale strada prendere. Ella vi incontrò un uomo assai brutto che pascolava una scrofa e al quale domandò il cammino da percorrere, dicendogli che andava a trovare la nonna malata. Bisogna andare a sinistra, disse lui. È il migliore e più corto cammino e vi arriverete presto. La ragazzina vi andò, ma il sentiero era più lungo e più cattivo. Ci mise molto tempo per arrivare da sua nonna e con molta pena vi si recò tardissimo. Mentre la piccola Jeannette era occupata tra i pericoli del cattivo sentiero, l'uomo nero che l'aveva mal informata se ne andò a destra per il buono e corto cammino. Così arrivò dalla nonna molto tempo prima di lei, uccise la povera donna e mise il suo sangue nella madia e si infilò nel letto. Quando la piccola Jeannette arrivò da sua nonna, bussò alla porta, aprì, entrò e disse: «Come va, nonna?» «Non meglio, bambina mia», rispose il mascalzone con un'aria lamentosa e mascherando la voce. «Hai fame?» «Sì, nonna mia, che c'è da mangiare?» «C'è del sangue nella madia. Prendi la padella e la fricassea, mangerai quello». La piccola obbedì. Mentre faceva in fricassea il sangue, e la sentiva dall'alto del camino delle voci, come delle voci d'angeli, che dicevano: «Ah, la cattiva ragazzina che fa in fricassea il sangue della nonna». Cosa dicono dunque, nonna mia, queste voci che cantano dal caminetto? Non lo sentite, bambina mia? E la piccola continuava sempre a cuocere il sangue della nonna in fricassea, ma le voci ricominciarono a cantare. La cattiva furfantella che cuoce in fricassea il sangue della nonna. Allora Jeannette disse: «Non ho fame, nonna, non voglio mangiare questo sangue. Vieni a letto, bambina mia, vieni a letto». Jeannette se ne andò a letto di fianco a lui. Quando vi fu, gridò: «Ah, nonna, che braccia grandi avete! È per abbracciarti meglio, bambina mia, è per abbracciarti meglio. Ah, nonna, che gambe grandi avete! È per camminare meglio, bambina mia, è per camminare meglio. Ah, nonna, che denti grandi avete! È per mangiarti meglio, bambina mia. Jeannette si prese paura e disse: «Ah, nonna, che voglia di fare la pipì che ho! Falla a letto, bambina mia, falla a letto!» «Ma è troppo sporco, nonna mia. Se avete paura che scappi, attaccatemi un filo di lana alla gamba. Quando sarete seccata che io sia fuori, tirate e vedrete che ci sono». «Hai ragione, bambina mia, hai ragione». Ed il mostro attaccò un filo di lana alla gamba di Jeannette, poi tenne l'estremità nella sua mano. Quando la bambina fu uscita, ruppe il filo di lana e se ne andò. Un momento dopo, la falsa nonna disse: «Hai fatto, Jeannette, hai fatto!» E le stesse vocette d'angeli risposero di nuovo dall'alto del camino: Non ancora. Quando fu passato un bel po' di tempo, quelle dissero: Finito. Il mostro tirò il filo di lana, ma non c'era più niente in cima. Questo malvagio diavolo si alzò tutto incollerito e montò sulla sua grossa scrofa che aveva messo sul letto e corse dietro alla bambina per riacciuffarla. Arrivò ad un fiume dove alcune lavandaie facevano il bucato. Disse loro: «Vedeste, bambina bimbetta, quel cane barbetta a seguirla, di fretta!» «Sì», risposero le lavandaie, «abbiamo steso un lenzuolo sull'acqua del fiume e ci è passata sopra».
disse l'uomo nero. Stendetelo dunque, ch'io passi. Le lavandaie tesero il lenzuolo sull'acqua ed il diavolo ci si mise con la sua scrofa che affondò all'istante ed egli gridò: Lappa, 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 gran maiale, se lappi poco, lappi male.